Torino Letto, qual è il suo commento sulla sentenza del processo Diaz? È un commento molto duro, io ritengo che sia veramente una vergogna questa sentenza. Se dobbiamo sintetizzarla, dobbiamo prendere atto che sono stati semplicemente condannati a pene miti coloro che ricoprivano i ruoli più bassi all'interno della polizia, i pesci più piccoli, che sono stati condannati per lesione e concorso in lesione. Reati che comunque andranno in prescrizione tra poco più di un anno e quindi non vi sarà neanche il tempo di arrivare al processo di secondo grado. E poi sono stati condannati coloro che sono stati visti con in mano le Molotov quando le hanno portate all'interno della Diaz e se ne sono passate da uno all'altro. Tutti quelli che invece avevano un ruolo di direzione all'interno di quell'operazione, anche se hanno firmato dei verbali nei quali veniva attestato il falso, sono stati tutti completamente scagionati e non hanno ricevuto assolutamente nessuna condanna. In particolare parliamo di persone che hanno dei ruoli importantissimi. È stato assolto Francesco Gratteri, che è il capo del Dipartimento Nazionale Anticrimine, è stato assolto Giovanni Luperi, che è il capo del Dipartimento Analisi ex SISDE, e è anche il Gilberto Caldarozzi, che è il direttore del servizio centrale operativo, cioè tre persone ai massimi livelli della polizia. Direi che è stata una giustizia che risponde più a una logica di bilancino politico che a una contestazione reale e precisa dei fatti di quanto avvenuto. La sintesi di questa sentenza è che a un certo punto sette capisquadra hanno cominciato a picchiare delle persone che dormivano o a lasciare che i loro uomini picchiassero delle persone che dormivano, così senza nessuna ragione e alla totale insaputa dei vertici della polizia che erano lì presenti. I vertici della polizia e della questura non hanno minimamente collaborato. I magistrati hanno posto la prima domanda, la più semplice: chi sono coloro che quella notte sono entrati all'interno della scuola? Per favore dateci le fotografie dei poliziotti in modo tale che possiamo chiedere alle vittime se le riconoscono o no, perché parliamo di una responsabilità penale che quindi è una responsabilità individuale. Quelle fotografie non sono arrivate e coloro che hanno dato la loro fotografia hanno dato una fotografia magari di 10-20 anni prima, quindi assolutamente riconoscibili. Secondo, a un certo punto c'è stato lo scandalo delle Molotov. È emerso da un filmato che le Molotov non erano state trovate all'interno della scuola Diaz, quindi non erano state portate lì da qualcuno degli occupanti di quella scuola, di coloro che dormivano in quella scuola, ma erano state depositate da dei poliziotti che le avevano trovate in un'altra zona di Genova. Ci sono tutte le sequenze del poliziotto con questo sacchetto con dentro le Molotov che le porta all'interno della scuola, le consegna dei dirigenti polizia che fanno una riunione nel cortile e poi queste Molotov il giorno dopo vengono portate come un trofeo dicendo ecco che lì ci stavano i Black Bloc. Bene, una volta che è stato scoperto questo imbroglio, le Molotov sono state consegnate alla questura che le doveva conservare. Le Molotov sono sparite. Tant'è vero che i magistrati hanno aperto un nuovo filone processuale a carico di ignoti per individuare chi della questura ha fatto scomparire queste Molotov. E ancora, siamo in presenza di un poliziotto che ha dichiarato di essere stato aggredito da uno dei ragazzi che dormivano dentro la scuola, che l'avrebbe aggredito con un coltello provocando un taglio sulla divisa. Tutta una serie di accertamenti hanno messo fortemente in discussione questa aggressione sostenendo che non è esistita. Un altro poliziotto ha testimoniato questa aggressione, sono tutti e due stati accusati di falsa testimonianza, non hanno ricevuto nessuna pena, quindi da un lato si afferma che quell'aggressione non c'è stata, dall'altra parte però formalmente nessuno è stato condannato per aver dichiarato il falso. Quindi ci siamo trovati di fronte non solo a una non collaborazione della polizia e della questura, ma tante volte anche a una deliberata operazione di sabotaggio dell'inchiesta portata avanti dal pubblico ministero. L'assalto alla scuola è stato fatto di notte e quindi, in assenza di luce, col fatto che nessuno aveva un codice di riconoscimento, che molti poliziotti, oltre ad avere il casco, avevano un bavaglio davanti al viso, è stato difficilissimo andare al riconoscimento individuale. E da lì è scattata anche il fatto individuiamo le responsabilità di coloro che comandavano quei gruppi che hanno assistito a queste botte, a questa mattanza. E questo livello di responsabilità dal collegio giudicante non è stato riconosciuto.
Bolzaneto c'è stata la sentenza di primo grado, la Diaz c'è stata la sentenza di primo grado, così dopo un lungo iter giudiziario, qual è il bilancio politico e anche umano che se ne trae? Bilancio molto pesante, anche perché i pubblici ministeri sono stati lasciati completamente da soli. Faccio un esempio. In un processo come quello della Diaz, quando interviene l'avvocatura di Stato, che attenzione non rappresenta il governo ma rappresenta noi, cioè l'insieme dei cittadini italiani, l'avvocatura di Stato interviene per difendere le vittime, chiedere giustizia e chiedere al pubblico ministero di perseguire i supposti colpevoli, di individuare le responsabilità. Beh, questa volta è accaduto il contrario. L'avvocatura di Stato è intervenuta chiedendo l'assoluzione di tutti i 29 imputati, dileggiando le vittime, dicendo che non vi era nessuna disponibilità a dare un risarcimento spontaneamente e senza neanche chiedere a nome dello Stato scusa. Quindi con un capovolgimento completo delle parti. Se poi pensiamo che in campagna elettorale il futuro premier, cioè Berlusconi, ha dichiarato altro che commissione d'inchiesta parlamentare su Genova, dovremmo farla sui pubblici ministeri, ci rendiamo conto qual è il livello di solitudine e di pressione politica che questi tribunali hanno dovuto sopportare in tutti questi anni. Adesso la vicenda legale è sostanzialmente conclusa. Sì, ci potrà essere un ricorso da parte degli avvocati delle vittime contro alcune assoluzioni, in particolare potranno provare a ricorrere sul reato di falso, di peculato. Questo porta scade nel 2014, ma credo che non ci sia nessuna possibilità, realisticamente parlando, di arrivare a delle condanne. Per altri reati, appunto, le lesioni, tutto andrà assolutamente in prescrizione, nessuno farà un solo giorno di carcere, nessuno vedrà interrotta la carriera enorme che ha fatto in questi anni, perché l'altra particolarità delle vicende genovesi è che tutti coloro che avevano un ruolo importante in quelle giornate sono state promosse. Gratteri era capo del servizio del centrale operativo ed è diventato capo del Dipartimento Nazionale Anticrimine. Gilberto Cadarozzi, a sua volta, era uno dei dirigenti della polizia ed è subentrato a Gratteri come direttore dello SCO. Luperi, che era vice capo dell'UCIGOS, adesso è diventato uno dei dirigenti dell'ex SISDE. Mortola, che era della DIGOS di Genova, è diventato vice questore a Torino. Ferri, che era già capo della squadra mobile di La Spezia, ora ricopre lo stesso incarico a Firenze. Canterini, che era capo del settimo reparto mobile di Roma ed è uno degli imputati che è stato condannato a 4 anni, appartiene al reparto che è accusato di aver provocato le lesioni, a sua volta è stato promosso ed è oggi in Romania capo di una struttura investigativa addirittura internazionale. E potremmo continuare. Cioè, il messaggio qual è? Avete o ordinato o permesso comunque ai vostri uomini di commettere quelle violenze? Bene, vi è garantita l'impunità e vi è garantita una grande carriera. È un messaggio tremendo, che non solo non dà giustizia del passato, ma è un messaggio tremendo per il futuro. Cosa viene recepito dai giovani poliziotti, da coloro che magari entrano adesso nella polizia? Che a loro tutto è permesso. Che i limiti non sono quelli stabiliti dalle leggi e dalle costituzioni, ma che i limiti sono quelli che dipendono di volta in volta dal governo che in quel momento è in carica. Questo è il messaggio peggiore che poteva essere lanciato.